vi ringrazio per tutti i partecipanti di aver messo molta intelligenza a venire qui e a partecipare a qualcosa di veramente diverso. Non è stato facile perché anche noi abbiamo avuto difficoltà a venire fino a qua, però ne valeva la pena, visto. Lo posso usare? Lo posso utilizzare, secondo mi servirebbe. Serve a te? Raggi crepuscolari, dunque noi abbiamo sempre visto questo sole, questo spettacolo, soprattutto all'alba, al tramonto. Tutti i giorni abbiamo davanti la realtà, e la scienza però deve raccontarci in modo diverso, perché noi sappiamo che per quello che ci viene insegnato a scuola il sole sta a 150.000 km di distanza, e ci viene anche insegnato bene che la luce viaggia in modo diretto nello spazio, lo sentite, posso stare fermo? Quindi la luce viaggia in modo diretto nello spazio, quindi entra in atmosfera, però noi vediamo sempre questa meraviglia. E quindi come si spiega questo? Perché loro di fronte a questo devono inventarsi delle cose. Quindi loro dicono che i raggi crepuscolari divergono attraverso le nubi, e anche su Wikipedia c'è scritto che sono fasci di luce solare che sembrano irradiarsi da un unico punto nel cielo. Quindi non è reale, ma è tutta una un'illusione quella che vediamo in cielo, quindi tutti i giorni. Su Focus, il sole, per esempio, anche loro alla voce, alla voce raggi crepuscolari, dicono che il sole ci offre spesso bizzarri effetti ottici. In questo caso sono sempre bizzarri effetti ottici, no? Anche i cosiddetti raggi crepuscolari spuntano fra le nuvole e appaiono scaturire da un punto del cielo. Quindi per loro è sempre una cosa fittizia che appare, no? Non è mai la realtà, per divergere sulla Terra. Per esempio anche dal centro meteo italiano abbiamo che i raggi crepuscolari sembrano aprirsi a ventaglio divergendo, ma in realtà poi c'è tutto il frutto di un'illusione ottica, in quanto le bande luminose sono tra loro parallele, quindi noi come le vediamo è sempre un'illusione ottica, non abbiamo mai la percezione reale, quindi per loro quello che vediamo è solo un'illusione ottica. Quindi a seconda del momento della giornata in cui vengono osservate queste bande luminose possono anche apparire colorate. Però il problema è questo. Cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo qualcosa di reale oppure vediamo dei fasci luminosi e dritti? Cioè dovremmo vederli dritti in atmosfera. Quindi abbiamo fatto per esempio con delle prove di anche utilizzando l'autocad per dimostrare come si comporta la luce, come si comportano i raggi solari. Su questo video ti spiega bene come si comporta un fascio luminoso attraverso appunto le nuvole. Quindi noi, in base alla distanza dove ci troviamo, noi possiamo apprezzare più o meno la loro angolazione. Quindi questo video ci spiega bene, ci fa capire come funziona la luce. The sun is really small compared to the open skies above us. And I have a piece of geometry here that I use to measure the sun distances. I move the sun back to see what angle of shadows is left by these pylons. In the first test I did, I rendered the sun very close to the pylons. And so praticamente qua sono state simulate le nuvole con questi, praticamente noi abbiamo vengono simulate le nuvole con questi bastoncini, no? E vediamo poi come questo può, con una luce da vicino, poi da diverse altre distanze, può cambiare parecchio l'angolazione.
point light is almost right next to them. Now you can see the shadows, how they are angled because, you know, the light's so close. Okay, now if the sun is 93 million miles away, people claim that these shadows or the rays of sun should come in at 90 degrees, and this is what I was testing. I wanted to see just how far back we had to go before light actually becomes 90 degrees. Now, one thing very important to remember about light, is that no matter what scale it is, no matter how far away it is, light is light is light. Still travels at the same speed, still responds the same way, still acts like light should behave. So if you take this little dollhouse lamp here and just increase the brightness greatly on it and set it somewhere, it's going to behave just like the sunlight. So as you can see here, the light is very close to my boxes or pylons, and we are getting a lot of angular shadows at the end of the pylons. That's simply because the light is tiny, it's giving off a lot of light, and where the edges of the pylons are, or the ends of the pylons, we will get angular shadows. And this was completely expected. I moved my light back 50 meters, and as you can see, the shadows are now not as angled. And that's because the farther away the light is, the more the shadows will form into a straight line. Here I moved the light back 773 meters. Now, notice those shadows. Avevamo avuto una fonte di luce a 50 metri, avevamo ancora una bella angolazione, no, attraverso queste nubi, appunto, queste nubi simulate. Siamo arrivati a 773 metri, vedi già come tutta la fonte luminosa che passa attraverso le nubi, come si raddrizzano. Quindi è qui proprio la... Quindi noi abbiamo, e qui si capisce come si comporta con la... Quindi abbiamo la luce che attraverso le nubi da vicino diverge con i suoi angoli. Quindi abbiamo un'angolazione proprio perché l'avvicinazione in base alla che sta in mezzo è molto vicino al Sole. Cioè, già solo così, mettendo la distanza, questa fonte di luce a 770 metri, la luce viene arriva dritta. Cioè, quello che noi dovremmo vedere sulla Terra è proprio questo, cioè dalle nubi giù dritte, sul mare, ovunque, non dovremmo mai vedere questo spettacolo. Lui adesso fa un'altra, si allontana ancora di più. Those on our pylons, they are almost 90 degrees or straight up and down. Almost. And the thing to remember about this light is on an inverse square. So the farther you move it back, that square, it doesn't take very long before we are able to get our 90 degree shadows here. Here I set the light back a full 1601 meters. And as you notice from the 773 meters, there's very little change at this point. At the 1 mile mark, or 1601 meters, the shadows do finally come to straight lines or 90 degrees. Now keep it. Quindi abbiamo visto appunto come facendo una simulazione poi come la luce diverge in modo reale. Quindi noi possiamo da qui anche apprezzare la differenza, no? Quindi di come è il Sole nell'atmosfera, come lo vediamo, e di come la scienza dice sempre che invece è solo basta, andiamo al prossimo video. Grazie. Adesso vediamo un video interessante che fa vedere come si comporta sperimentando com'è la luce su una superficie curva. Riflessi sulla terra piatta. Vedete il problema col globo?
luce che arriva da un angolo su uno specchio convesso si riflette verso il cielo, non si incurva. Inoltre, per trovarsi ben oltre l'orizzonte, 4,5 km per l'esattezza, il riflesso del sole non va verso il cielo, ma verso i piedi dell'osservatore. Impossibile! Levata del sole. Tramonto. La realtà della terra piana. Voglio ringraziare Dino Tinè per il suo video, perché è sempre una fonte di sapienza, di ogni giorno ci si dà sempre qualche chicca nuova. Quindi abbiamo visto come su una terra rotonda, a cilindro, come appunto questi riflessi non funzionano. Cioè, noi sul mare abbiamo dei riflessi che parlano chiaro, perché sul punto in cui passa il sole e la luna abbiamo esattamente i riflessi che ci sono in cielo, quindi vediamo localizzata il sole, localizzata la luna nei punti, e esattamente come si comporta una voce di casa, no? Cioè abbiamo una luce piccola che gira sopra questa meravigliosa terra piana. Passiamo a un altro video, perché dobbiamo parlare di... Quindi tutti sono concordi a dire che sono il frutto di un'illusione ottica generata dalla prospettiva. Quindi mettono in mezzo la prospettiva che non c'entra niente, no? Perché in realtà questi sono paralleli, no? Quindi raggi crepuscolari, ma la prospettiva, ecco, non coinvolge affatto la loro verticalità, come ci spiega in questo video Tom. 2.000 stadi, 39.000 chilometri, quasi quanto i 40.000 di circonferenza terrestre accettati oggi. Nel film dello sbarco sulla Luna, le ombre di corpi proiettati dal Sole sulla superficie lunare sono divergenti a una distanza di alcuni metri in piano, quindi senza necessità di presupporre alcuna curvatura apprezzabile. Ma se il Sole fosse distante circa 150 milioni di chilometri dalla Luna, ombre di oggetti così vicini tra loro dovrebbero essere parallele. Queste si giustificano solo con un'illuminazione artificialmente vicina. Sappiamo che la NASA si è costruita in casa lo sbarco sulla Luna, ma ciò che ora possiamo osservare è come in una superficie piana l'inclinazione delle ombre possa variare a motivo della vicinanza della fonte luminosa. Ciò che Eratostene risolve presupponendo una curvatura della Terra va invece risolto attribuendo al Sole una distanza assai inferiore. Il modello a Terra piatta, infatti, descrive un Sole più vicino alla Terra, come la visione di questi raggi suggerisce. E se questa è falsata, come alcuni affermano, dalla rifrazione atmosferica, significa che anche Eratostene ha fatto i suoi calcoli indotto in errore dal fenomeno della rifrazione. Ma non è così. Wikipedia poi parla di divergenza apparente dei raggi crepuscolari, invocando l'effetto della prospettiva che concentra tutte le linee verso il punto di fuga dell'orizzonte. Ma questa non coinvolge affatto la percezione della loro verticalità. La prospettiva non funziona così, ma così. Però noi vediamo i raggi del Sole in questo modo. Ciò vuol dire che il loro divergere è dovuto alla natura di una fonte omnidirezionale di luce che viene da un Sole più piccolo e vicino di quello che ci raccontano. Ringrazio Tomis perché ci ha appunto anche lui con il suo... Io ho conosciuto la Terra piatta col suo video, quindi
lo ringrazio ancora a tutt'oggi. Vediamo un video di un grande ricercatore indiano, Shahzabuti, è un grande ricercatore. Faccio vedere cosa, di come si comporta la luce e di come abbiamo la rappresentazione del nostro Sole nel piccolo, quindi da quello che possono essere i fari di un semaforo a quelli che possono essere le luci dei fari delle auto. Quindi tutto si comporta esattamente come il nostro Sole nei riflessi che vediamo sul bagnato.
Dunque, vi ricordate il video di Tinelli, no? Appunto, dove ci ha fatto vedere come su un corpo cilindrico, quindi noi non potremo mai avere dei riflessi come li vediamo, cioè i riflessi della luce, dovremo vedere esattamente una luce che va via in angolo, cioè non andrebbe mai giù dritta, ma prenderebbe sempre una angolazione sulla Terra. Vediamo un attimino su questo video come si comporta appunto anche in certi posti, in certi particolari posti del mondo, come diventa, cioè noi abbiamo, questi qua sono i laghi salati stupendi della Bolivia, e abbiamo uno spettacolo naturale dove tutti, dovrei anche io andare a vedere una volta, e riusciamo a vedere il cielo che si riflette nel lago, no? Ma abbiamo, cioè, su migliaia di chilometri di riflesso del cielo, dove si presenta questo tipo di curvatura, di immagine di storia. Thank you.
è una sua produzione fantastica. E appunto, quindi ci dà spunto appunto di vedere come dovrebbe essere i riflessi su un lago salato, come, quindi non potremmo mai apprezzare questo spettacolo se non fosse piatta, quindi non avremo tutto questo che invece in realtà vediamo in questo spettacolo, per fortuna, per grazie di Dio ci viene dato così su una terra piatta, perché sennò su un globo non sarebbe possibile vedere queste cose. Adesso voglio appunto do lo spazio a Dharma Bernardi e la ringrazio per il suo intervento. No, ma Massimiliano, noi ringraziamo te per il tuo intervento. Grazie a voi, grazie anche a voi.